guardare mio marito che prepara questa zuppa di pesce, mi viene subito in mente la mia famiglia. Ci sono le due adolescenti, Valentina ed Erika, che sono un po' come una cozza ed una vongola. Continuano a parlare tanto. Parlano e riescono a dare sapore ad ogni nuova occasione di vita. Poi ci sono Biagio e Michelle, un po' come uno scampo e un gamberone. Corrono, sono sempre in giro, non stanno mai fermi, mi fanno diventare pazzo. Poi c'è mio marito, che è un po' una coda di rospo, no? Lui riesce sempre a dare sapore e pepe ad ogni cosa, è un po' come il prezzemolo e riesce a stare dappertutto. E ci sono io. Vabbè, diciamo che non è che sono proprio brutta, ma sono una mezza scorfana. Nessuno spenderebbe un centesimo per uno scorfano. Eppure, aggiunto in una zuppa, riesce a renderla meravigliosamente buona. Insomma, ognuno, con i propri pregi, i propri difetti, quando sguazza nella stessa pentola o urla sotto lo stesso tetto, contribuisce a creare questa confusione perfetta.